Presidente Gino Sirci, presentazione ufficiale del nuovo tecnico, grandi aspettative per Nicola Gerbic. Beh, grandi aspettative, speriamo, aspettative, insomma, non cominciamo a mettergli pressione, perché poi alla fine la pressione, dicevamo prima con lui al telefono, è una brutta bestia, quindi, ma quella che vogliamo mettere in fase di battuta è i nostri avversari, stavo parlando, quindi adesso non la mettete voi, diciamo, a lui. No, dobbiamo aiutarlo, dobbiamo, diciamo, intanto difenderlo da quelle che sono magari tante situazioni, soprattutto aiutarlo perché è un esordiente, questa, diciamo, adesso è diventata in breve tempo una piazza abbastanza, se vogliamo dire, ambiziosa, quindi come in tutti quanti i posti, diciamo, quando si parla di ambiziosità magari uno può creare delle illusioni, quindi disillusioni, quindi diamo un momento, diciamo, di aiutarlo e remare tutti insieme su una causa che è quella, diciamo, unicamente di far divertire questa bellissima città con questo nobilissimo pubblico, sottolineo nobilissimo pubblico. Resta comunque un avvio di mercato scoppiettante per la Sir Safety Perugia, che in questo campionato che si presenterà 2014-2015 vuole recitare un ruolo da protagonista. Adesso vediamo, poi vedi, non conta, diciamo, quello che si fa adesso, si contano poi i risultati di quello che si fa adesso. Speriamo di avere delle scelte illuminate, delle scelte giuste, perché poi abbiamo visto gente senza nomi e cognomi alla fine sul campo con grande motivazione e spirito di abnegazione riesce a fare tanto. L'abbiamo visto noi quest'anno, che squadra abbiamo tirato fuori con, diciamo, grandi, se vogliamo, umiltà e voglia di lavorare, però con un cuore da grandi uomini, che tipo, diciamo, di programma è uscito. Che cosa è cambiato a Perugia in questa stagione dopo i brillanti risultati di questo anno appena trascorso? Non è cambiato niente, siamo sempre noi, la nostra, diciamo, voglia, intanto abbiamo voglia di vincere, di fare, di stare insieme alla gente, perché il segreto di questo, diciamo, successo di quest'anno, al di là delle partite che sono state bellissime e strepitose come mai se ne era visto, diciamo, da qualche tempo a questa parte, è che la gente è stata molto vicino a quelli che sono il pubblico, capito? Quindi a quello che è vicino ai sostenitori, cioè i sostenitori hanno visto che i giocatori erano gente come loro, e questo è stato un impatto, secondo me, di gran successo. Grazie.